Salve a tutti ragazzi, sono Valerio Perrone e bentornati su Ciacchiazione. Oggi volevo parlarvi dei vincitori dei SAG Awards che si sono ottenuti questa notte e che hanno, diciamo, delineato la strada per gli Oscar, perché se è vero che i Golden Globe ci danno un'infarinatura generale di quello che potrebbe accadere agli Oscar, i SAG solitamente danno degli ottimi pronostici, anche se poi non sempre corrispondono ai vincitori degli Oscar. Un po' di sorprese, altre conferme. Vediamo insieme adesso i vincitori e tutte le categorie. Ho qui il mio PC, quindi andrò a leggerli insieme a voi e le commentiamo insieme. Partiamo, dai premi dedicati al cinema. Come miglior attrice protagonista, le candidate erano Jessica Chastain per Gli occhi di Tommy Faye, Olivia Colman per The Last Daughter, Nicole Kidman per Being the Ricardos, Lady Gaga, ahimè, per House of Gucci e Jennifer Hudson per Respect. Qui ha vinto Jessica Chastain per Gli occhi di Tommy Faye. Bravissima, veramente, veramente in parte anche il timbro della voce, il trucco ha fatto un capolavoro perché la Chastain è irriconoscibile e è entrata veramente in parte con Tommy Faye, quindi premio meritatissimo che andrà a scontrarsi con la vincitrice del Golden Globe, ovvero Nicole Kidman, che in Being the Ricardos, interpretando Lucille Ball, è stata fenomenale. Quindi staremo a vedere perché per gli Oscar la corsa è apertissima. Andiamo a vedere il miglior attore protagonista. Qui abbiamo nominati Javier Bardem, sempre per Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch per Il potere del cane, Andrew Garfield per Tick Tick Boom, Will Smith per King Richard, Una famiglia vincente, Denzel Washington per Macbeth. Allora, qui ha vinto Will Smith nuovamente per King Richard, bravissimo nel ruolo del padre delle sorelle Williams. Comunque, e Will Smith è anni che rincorre la statuetta e credo che quest'anno la potrebbe vincere, perché è vero che Benedict Cumberbatch, almeno secondo me, e Denzel Washington sono stati bravissimi, ma Will Smith, insomma, è tanti anni che la rincorre e forse proprio questo potrebbero premiarlo durante la serata degli Oscar, quindi staremo a vedere, anche se Benedict Cumberbatch la meriterebbe veramente, veramente tanto perché ha il suo miglior ruolo in carriera, almeno per come la vedo io. Quindi, ma se vincesse Will Smith non griderei allo scandalo perché è stato anche qui molto bravo. Adesso andiamo avanti e vediamo come la migliore attrice non protagonista erano nominate Catriona Belf per Belfast, Cate Blanchett per Nightmare Alley, Adriana DeBose per West Side Story, Kirsten Dunst per Il potere del cane e Ruth Negga per Passing. La Negga è stata bravissima, Passing un gran bel film in bianco e nero, se non l'avete visto andatelo a recuperare che si trova su Netflix. E devo vedere ancora Belfast, quindi non saprei dire se Catriona Balfe è stata all'altezza della nomination, ma anche qui nuovamente come i Golden Globe ha vinto Adriana DeBose per West Side Story. Kirsten Dunst si sarebbe meritata la vittoria perché in Power of the Dog l'ho amata, è stata veramente veramente brava. Quindi diciamo, ecco, ha vinto Adriana DeBose per West Side Story, la sua parte sì, non è stata insomma particolarmente evidente, ma brava comunque anche lei, e qui segniamo il primo record della serata, ovvero nella storia è diventata la prima attrice gay a vincere un SAG Awards, quindi diciamo per gli Oscar candidata, molto probabile vincerà anche durante la serata più importante, quindi va bene così, va bene così. Andiamo a vedere il miglior attore non protagonista. Qui si sono ribaltati un po' i pronostici perché c'è stata la prima sorpresa della serata, ovvero tra Ben Affleck per The Tender Bar, Bradley Cooper per Licorice Pizza, Troy Kotsur per Coda, Jared Leto, e anche qui non mi dilungherò molto, per House of Gucci, Cody Smith-McPhee per Il potere del cane.
non mi trovano d'accordo sulla vittoria di Troy Kotsur per Coda, perché Cody Smith McPhee, per Power of the Dog è stato bravissimo, mi ha messo un'inquietudine addosso incredibile. Il suo personaggio è molto profondo e ben interpretato, e per la sua giovane età è stato veramente, veramente bravo. Si sarebbe meritato la vittoria anche ai SAG Award, oltre al Golden Globe, quindi potrebbe essere una sorpresa, magari durante la cerimonia degli Oscar, perché qui ha vinto Troy Kotsur per Coda. Il primo, e anche qui un altro record, attore sordo a vincere un premio. E non voglio gridare all'inclusione, dovrò recuperare Coda, non l'ho visto però. Insomma, Cody Smith è stato bravissimo, quindi non lo so, io tifavo per lui. Vediamo agli Oscar cosa accadrà, ma abbiamo ben due premi inclusivi, se vogliamo vedere, anche se Adriana Barbosa è stata bravissima. Adesso vedrò Coda e ne riparleremo più insieme più avanti. Come sapete, per i SAG non c'è la categoria per il miglior film, ma c'è quella per il miglior cast corale. Quindi il vincitore per il miglior cast corale tra Belfast, Coda, Don't Look Up, House of Gucci e King Richard, una famiglia vincente, è stato Coda. Altra sorpresa della serata, perché Coda porta a casa ben due nomination e Power of the Dog neanche, ben due premi, e Power of the Dog neanche una vittoria. Il favorito ovunque dai bookmakers è uscito a mani vuote, nonostante avesse ricevuto parecchie nomination, quindi potrebbe riservarci qualche sorpresa anche agli Oscar. Attenzione a Coda, perché diciamo ne vedremo delle belle agli Oscar, ecco. Detto questo, c'è il premio che secondo me dovrebbero inserire anche durante la cerimonia degli Oscar, dedicato agli stuntman. Quindi il vincitore di miglior stuntman è stato No Time to Die. Gli altri candidati erano Black Widow, Dune, Matrix Resurrection, No Time to Die appunto, e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Quindi No Time to Die, niente da dire, contento per questo premio dedicato agli addetti ai lavori, a quelli che fanno il lavoro sporco per gli attori principali. Contento per insomma, per questo premio dedicato. E questi erano i premi del cinema. Ma andiamo adesso a vedere quali sono i vincitori per la televisione, perché i SAG Award dividono appunto cinema e TV. Ha fatto incetta di premi qui Squid Game, la serie novità dell'anno scorso, che ha fatto il record di visualizzazioni su Netflix. Allora, miglior attore protagonista in una serie drammatica avevamo Brian Cox per Succession, bravissimo. Billy Crudup di The Morning Show, Kieran Culkin per Succession, Jeremy Strong per Succession e Lee Jung-jae per Squid Game. Ha vinto Lee Jung-jae per Squid Game, è il vecchio. Il vecchio, non vorrei far spoiler, ma chi l'ha visto sa. Tre nomination per Succession, che se non avete visto dovete recuperare, perché sono stati tutti quanti gli attori nominati bravissimi. Quindi Succession, serie HBO che potete trovare su Sky Atlantic. Come miglior attrice protagonista in una serie drammatica troviamo Jennifer Aniston per The Morning Show, Jung Ho Yeon per Squid Game, Elizabeth Moss per The Handmaid's Tale, Sarah Snook per Succession e Reese Witherspoon per The Morning Show. Ha vinto Jung Ho Yeon per Squid Game. Nuovamente Squid Game, nuovamente un premio per la serie coreana che ha fatto appunto, come dicevo, incetta di premi. Miglior attore protagonista di una serie comica troviamo Michael Douglas per Il Metodo Comiskey, Brett Goldstein per Ted Lasso, Steve Martin per Only Murders in the Building, Martin Short per Only Murders in the Building e Jason Sudeikis per Ted Lasso. Ovviamente ha vinto Jason Sudeikis per Ted Lasso, serie incredibile che trovo su Apple TV Plus, fantastico Sudeikis, bravissimo, premio meritato, sono molto contento. Miglior attrice protagonista nella serie comica troviamo Elle Fanning per The Great, Sandra Oh per The Chair, Jean Smart per Axe, Juno Temple per Ted Lasso e Hannah Waddingham per Ted Lasso. Ha vinto Jean Smart per Axe. Non l'ho vista, non posso commentare, quindi va bene così. Miglior attore protagonista in una miniserie o film televisivo
troviamo appunto Murray Bartlett per The White Lotus, Oscar Isaac per Scena di un matrimonio, Michael Keaton per Dopesick, Ewan McGregor per Alston e Ivan Peters per Omicidio a Easttown. Ha vinto l'incredibile e sempre bravissimo Michael Keaton per Dopesick. Recuperate la serie, la trovate su Disney Plus e ne varrà la pena, ragazzi, veramente veramente bella. Poi andiamo avanti, miglior attrice protagonista in una miniserie o un film televisivo. Troviamo Jennifer Coolidge per The White Lotus, Cynthia Erivo per Genius Arita, Margaret Qualley per Mad, Jean Smart e Kate Winslet per Omicidio a Easttown. Ha vinto Kate Winslet, ma a mani basse, perché è stata veramente grandiosa. Miglior cast, e qui chiudiamo, in una serie drammatica, troviamo The Handmaid's Tale su Hulu, The Morning Show su Apple TV, Squid Game per Netflix, Succession per HBO e Yellowstone per Paramount Network. Ha vinto il miglior cast per la serie drammatica, Succession, appunto, dicevo, serie incredibile da recuperare assolutamente. Miglior cast di una serie comica, The Great, Axe, Il metodo Kominsky, Holly Marsden in The Building e Ted Lasso. Ha vinto Ted Lasso per Apple TV+. Anche qui troviamo le controfigure in una serie drammatica o comica: Cobra Kai, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Mare of Easttown e Squid Game. Ha vinto anche qui i Squid Game, quindi Squid Game che fa incetta di premi. Netflix, come al solito, si candida alla regina dello streaming e devo dire che c'era da aspettarselo, perché Squid Game è una delle serie più viste dello scorso anno. Ted Lasso, da recuperare, se non l'avete vista, la trovate su Apple TV+. Ragazzi, ho cercato di essere il più breve possibile, io vi ringrazio se ci avete seguito fin qui. Seguiremo anche gli Oscar, queste premiazioni ci hanno detto moltissimo per quanto riguarda la premiazione che si terrà la notte del 28 marzo, tra il 27 e il 28 marzo, quindi vi rimando alla nostra diretta di questa sera e al prossimo video, altrimenti ci vediamo questa sera. Grazie mille, ragazzi, e buon proseguimento di giornata.